Salve a tutti e benvenuti a questa nuova recensione sul mio canale. Oggi vi voglio presentare queste belle cuffiette della M-Power. Sono delle cuffiette Bluetooth molto economiche e di un buon rapporto qualità-prezzo. Passiamo all'unboxing. Si presentano in una scatolina molto piccolina e carina, come potete vedere. Questo è il modello Swift Bluetooth. Eccole qui. Ovviamente le avevo già aperte qualche istante fa, comunque vi faccio vedere com'è fatta la scatola. Abbiamo in dotazione ovviamente un sacco di tappini di ricambio, come potete vedere, e anche il cavetto USB che avevo già estratto qualche secondo fa. E cosa dirvi? Passiamo a vedere come sono fatte queste cuffiette. Eccole qui. Allora, sono fatte queste, ci sono di vari colori. Innanzitutto io ho scelto questo modello qua, giallo e nero, e in quanto avevo un codice sconto molto interessante che praticamente mi ha fatto risparmiare circa la metà. E queste qui le ho pagate solo 9 euro e qualcosa, ecco. Nemmeno 10 euro al posto dei 16-17 euro che co costerebbero normalmente, quindi non me le sono fatte scappare. Praticamente qui hanno i tasti del volume più, volume meno. Questo è il tasto di accensione e il pairing con il cellulare o con il computer è molto semplice, basta tenere premuto questo tasto. Praticamente, vedete, la spia lampeggia. Adesso lo facciamo in tempo reale, così vedete anche voi. Basta andare su Bluetooth, praticamente, ecco qua, attivarlo e vengono riconosciuti immediatamente, come potete vedere. Che dirvi, le ho anche configurate su un MacBook Air senza nessun tipo di problema. E la qualità dell'audio è abbastanza buona e insomma sono adatte anche per chi fa sport o corsa o va in bicicletta, in quanto sono abbastanza salde nelle orecchie e non si staccano facilmente. La durata della batteria è ottima, direi circa 2-3 ore. Io adesso le devo ancora testare a fondo, comunque devo dire per la cifra che ho speso non si può trovare di meglio sul mercato. Vi lascio il link in descrizione, vi metto anche il codice sconto che ho usufruito io. Non so se sarà valido ancora per molto, comunque provate. Come vi dicevo prima, le ho pagate circa 10 euro. Con questo vi saluto e vi do appuntamento alla prossima recensione. Ciao a tutti e grazie per la visione.